comunque con questa chiusura io ho dei figli, una famiglia da portare avanti, una figlia che deve andare all'università, ho un bambino che comunque fa sport. Che faccio? Che faccio? Questo dico. Ci sono altri che hanno gli stessi problemi, no? La stessa cosa penso che sarà anche per tutti. Anch'io ho un figlio, una casa da portare avanti. Voi come sapete dobbiamo pagare bollette, tantissime cose. Quindi senza avere uno stipendio non possiamo andare avanti. E chi è che ci aiuterà? Perché il datore di lavoro è diciamo, è un fratello per noi. Però se ci metti in disoccupazione, finisce. Io che ho 48 anni, che faccio? Che faccio? Vado a rubare per i figli, lo faccio. Porte sbarrate, silenzio, desolazione, grande preoccupazione ed un futuro incerto per l'azienda e soprattutto per le oltre 20 famiglie dipendenti del centro commerciale di Codi Gaiazzo, che in riferimento ad una sentenza del Consiglio di Stato, dopo le due precedenti favorevoli, ha ordinato la chiusura della struttura fra le più accreditate della zona. Un provvedimento arrivato come un fulmine a ciel sereno. Le motivazioni sarebbero da ricercare nella regolarità o meno della licenza concessa dal comune di Caiazzo alcuni anni fa. 7 anni di lavoro ininterrotti, numerose assunzioni, poi il colpo di scena. Allora siamo qui a Caiazzo, al centro commerciale di Caiazzo, che è ormai sbalzato purtroppo su tutti i giornali, la cronaca, e il problema è stata la chiusura immediata dell'esercizio commerciale. Ovviamente all'interno di questo esercizio ci sono tantissime famiglie che stavano lavorando da circa 7 anni. Improvvisamente, che cosa è successo? Improvvisamente è arrivata una sentenza il 17 gennaio, dopo varie sentenze che abbiamo vinto, arriva il 17 gennaio questa sentenza dal Consiglio di Stato in cui ci intima la chiusura immediata di un esercizio commerciale con beni deperibili e con tutti i ragazzi che abbiamo a fianco a collaborare con noi e da qui tutto in seguito a dei ricorsi di un concorrente della zona, tutto basato su degli atti del 79, degli atti ritenuti illegittimi, parliamo di una struttura acquistata all'epoca presso il tribunale. Era andata all'asta, giusto? All'asta, sì, il Tribunale Fallimentare di Santa Maria Capua Vetere, acquistato con tutte le licenze legittime e come soprattutto, sottolineo, area commerciale. E quindi da qui tutte le licenze legittime, dopo 40 anni di attività, ha avuto anche un'altra società commerciale in passato. Adesso tutto quello che è successo è tutto decaduto, non esiste più niente. Noi ci danno l'illegittimità della licenza edilizia, quindi di conseguenza la licenza commerciale e da qui la chiusura immediata. Quindi Quindi praticamente a questo punto tutti quanti sono dovuti andare a casa. noi ci troviamo costretti a licenziare 20 persone che lavorano con noi da tanti anni, da quando abbiamo aperto. E una struttura che comunque di una portata credo abbastanza ampia, che non solo ritengo le 20 persone che sono con noi, che hanno come sostentamento, anche unico sostentamento, lo stipendio di questo locale, ma anche Tutto l'indotto esterno, diciamo i tanti fornitori, giusto? fornitori limitrofi, fuori, quali panettieri, caseifici, eccetera, eccetera, come può essere una struttura così grande possa assorbire. Ecco, che cosa pensate di fare adesso? Noi stiamo preparando il ricorso in Cassazione, subito, immediato, per cercare di sbloccare questa situazione quanto prima possibile, ce l'auguriamo. Infatti vogliamo far valere i nostri diritti, i diritti di questi ragazzi e dimostrare soprattutto la legalità di questa sentenza che loro hanno errato al Consiglio di Stato. Beh, diciamo le sentenze, questo dobbiamo dire, le sentenze vanno comunque rispettate. Sì, Poi le sentenze ovviamente sì, bisogna però vedere. noi Un stiamo attimo, non ci parliamo addosso. No. Noi dimostriamo, diciamo, la legittimità degli atti in possesso, in nostro possesso. Qual è stata, secondo te, la risposta della gente dopo che ha saputo della vostra chiusura? La gente di Caiazzo e dintorni è rimasta molto molto ferita da quello che è successo. Prima di tutto perché ci conosce da tanti anni, ci vuole bene, vede la nostra disponibilità.
e soprattutto perché si mette nei nostri panni e si rende conto che oggi come oggi non è semplice trovare un altro lavoro. Vuole aggiungere qualcosa? Chiediamo a chi può aiutarci, forse agli enti maggiormente in questo caso, di accelerare quanto prima possibile per la riapertura, per far sì che noi, i nostri ragazzi e tutto il resto ritorni come prima, per una tranquillità di tutti, noi anche penso del paese, perché il paese veramente ci sta molto molto vicino. Bene, da Caiazzo è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.